L'idea del film, che è un documentario, è quella di raccontare il rapporto tra uomo e animale all'interno della città. E diciamo che ho scelto di raccontare per gli uomini, ho preso il cittadino, e per gli animali l'animale selvatico. Quindi diciamo i due poli opposti in qualche modo, perché con gli animali domestici c'è un tipo di rapporto, se no anche la persona che magari vive fuori dalla città, invece un rapporto quotidiano con l'animale, mentre nel caso della persona che comunque nasce in città, che non ha rapporti con animali, dall'altra parte dell'animale selvatico che in generale è inavvicinabile, non si può instaurare un rapporto di tipo affettivo, continuativo, e quindi diciamo abbiamo adottato, e dico al plurale perché il film è stato scritto con altre due persone, abbiamo adottato questa scelta di metodo, ecco, anche per scegliere le storie da raccontare. E il lavoro è nato in accademia, quando eravamo studenti a Brera, e all'inizio non doveva diventare un documentario. Era un lavoro di ricerca su, diciamo, quelle comunità che si formano intorno all'animale in aree urbane. E quindi abbiamo iniziato a vedere chi si occupava di animali in città. E abbiamo incontrato varie realtà, dal birdwatching cittadino, quindi da quelle persone che cercano, cioè di quelle persone che seguono gli uccelli all'interno della città e quindi osservano gli uccelli all'interno della città, a invece attività meno, diciamo, di osservazione, ma più, come si potrebbe dire, più pratiche, nel senso chi salva i pesci nei navigli, perché ogni anno a Milano svuotano i navigli, quindi un tot di pesci rimane nel greto asciutto, e quindi sono delle persone che si occupano di prendere i pesci. Vabbè, questo non c'è nel documentario, tra l'altro, quindi sì, Noa. Invece una parte che c'è nel documentario, un gruppo di persone di Milano che durante la migrazione del rospo, che avviene in 2 mesi in primavera, diciamo marzo-aprile, di notte, ogni notte, perché il rospo si muove di notte, vanno a Como e aiutano il rospo ad attraversare la strada per non rimanere travolto dal passaggio delle macchine. Diciamo che poi il documentario è diviso in 3 episodi, in ogni episodio abbiamo cercato un approccio diverso. Nel caso dei Birdwatcher in città, che è un episodio ambientato a San Siro, dove c'è la colonia di rondoni più grande di Milano, in quel caso c'è un approccio, diciamo, estatico, quasi un'estasi della visione che i Birdwatcher provano davanti a questo fenomeno, e anche il cambiamento di senso che la presenza dell'animale può dare a uno spazio cittadino, comunque a uno spazio che ha una certa funzione. Cioè lo stadio in fondo è uno spazio dove le persone che entrano guardano quello che vi succede all'interno, è quasi un dispositivo, mentre per i birdwatcher lo stadio, come dire, gli interessa tutto ciò che è all'esterno, perché i rondoni fanno i nidi, nidificano all'interno degli interstizi delle gradinate nella parte esterna. E quindi in realtà il semplice posarsi di un uccello su una, beh, più di uno, perché qua stiamo parlando anche di una colonia che arriva a 200, 300 rondoni. E diciamo che ti cambia proprio la visione, cioè queste persone in qualche modo condividono quello che avviene nella mente dell'uccello, senza che però ci sia un vero rapporto, perché poi non è che adesso vanno a bersi una birra insieme gli uomini, gli animali e i rondoni, però l'uomo si è in qualche modo aperto allo sguardo, alla percezione dell'animale. Nel caso invece delle persone che salvano i rospi, in questo caso invece si vede come l'animale ha come dire, un potere totemico, nel senso che queste persone in qualche modo passano dalla parte dell'animale sentendo la sofferenza dell'animale che muore, che
che poi è una sofferenza proiettata, perché in realtà l'animale prima di morire, cioè fino a che non viene travolto dalla macchina, non ha la paura della morte, in realtà segue un istinto. E forse anche quando muore noi non possiamo sapere cosa avviene nella mente di un animale. Però queste persone in qualche modo che salvano di notte, poi tutta questa cosa viene di notte, una strada molto, molto stretta, con un passaggio di macchine costante, senza un'illuminazione, perché siamo sul lago di Como, quindi i lampioni sono uno ogni 30 metri, loro sono solo muniti di torce. Diciamo che questa situazione così straniante e anche questa ossessiva, reiterata azione, che è quella di raccogliere rospi e passarli dall'altra parte della strada, in qualche modo li fa entrare in una sorta di, come dire, di stato di allucinazione, ecco. E questo non lo dico per esagerare, questo lo dico perché in qualche modo avviene, in qualche modo è venuto a me, perché prima di andare a girare anch'io per sera e sera ho salvato rospi. E devo dire che l'animale trova dentro la persona delle strade che secondo me un altro uomo non può trovare dentro di te, ecco. Forse questo è quello che posso definire aspetto totemico, cioè un potere. In fondo noi dominiamo gli animali perché ne facciamo quello che vogliamo, li sfruttiamo, come dire, dal cibo a una giacca, prima per la forza lavoro. Però l'animale in qualche modo, per quanto sia sotto di noi, è anche sopra di noi, ecco. E invece il terzo episodio, perché mi sembrava già detto, il documentario è diviso in tre episodi, è quello di una coppia di cicogne che hanno nidificato all'interno di una fabbrica farmaceutica nell'Interland milanese. E lì era, cioè, vedere come, un po' come nel caso dei rondoni, come la presenza dell'animale cambia proprio l'architettura. Un'architettura che poi, quella della fabbrica, è un'architettura che non lascia neanche, cioè è solo uno spazio di lavoro, è solo funzionale, cioè tutto quello che è all'interno della fabbrica è funzione, cioè la funzione del andare a quel prodotto. E in realtà la cicogna se ne frega di questa funzione dello spazio, cioè attraversa questo spazio liberamente in qualche modo, cioè in qualche modo lo attraversa liberamente. E quindi c'è il contrasto tra la dimensione della cicogna e quella invece dell'uomo che vive in questo spazio dove l'orizzonte è la funzionalità, dove non ha un vero e proprio spazio se non di quello di servire lo spazio in cui si trova. Ecco. Quello che ho potuto notare è che in qualche modo l'uomo è una natura fuorviata o fuorviante. Nel caso dei rospi, cioè l'uomo è sia colui che costruisce una strada e travolge i rospi, sia chi si mette dalla parte dei rospi, in qualche modo costruisce una sorta di corpo intorno al rospo. E questa è una condizione, secondo me, irrimediabile dell'essere umano. E d'altra parte, a parte proprio questa capacità dell'uomo di cambiare, come dire, di essere vittima carnefice, di interpretare varie parti nella commedia umana. E l'altra è quella che secondo me, cioè l'animale rappresenta una salvezza inaccessibile, una salvezza che tu hai davanti, però alla quale non potrai mai accedere. E la salvezza dell'animale in fondo è quella di non aver paura della morte, o quella, se posso dire ancora, quella di coincidere assolutamente con sé. È qualcosa che coincide assolutamente con sé, che non esce mai da quello che è. Ma dall'altra parte inaccessibile, perché sì, è vero, non so, io adesso potrei decidere di lobotomizzarmi e di diventare un vegetale, però in qualche modo passerei di stato, non so come dire. E questo secondo me, cioè l'essere umano si sfrange come delle onde sul confine dell'animale, perché non può tenere, non so come dire, non è qualcosa sul quale tu puoi tenere un comportamento preciso o un'azione precisa, cioè ti disperdi davanti all'animale. Secondo me l'essere umano si disperde, o come queste persone che ho conosciuto
a Milano, che poi dici il posto più industrializzato d'Italia, però lo conoscete proprio lì, è quello di affacciarti, cioè di vedere l'animale come un confine e tu di in fondo affacciarti a questo confine inaccessibile, ma di guardare dentro, di cercare di condividerne qualcosa. Almeno io cerco sempre di andare avanti, non di fermarmi a una considerazione, di proteggerla, cercare di dimostrarla. Cioè posso anche andare poi a trovare qualcosa che va contro quello che penso, contro quello che volevo dimostrare, ecco. No, in realtà è stata, cioè l'ho vissuta come un'esperienza che è stata fatta anche di giornate molto belle, anche diverse per me, che comunque andare a fare birdwatching in un, che ne so, in un depuratore fuori Milano, e dopo andare a vedere gente che mette delle afleba degli alberi, e dopo trovarsi di notte a salvare rospi, come dire, è già bello, non so, è già una cosa. E secondo me è anche bello di fare regista, ma poi forse anche di fare l'artista, ecco, quello di poter attraversare situazioni diverse in maniera anche picaresca, senza poi doverne far veramente parte, perché comunque se fai il film non potrei veramente diventare un salvatore di rospi. Magari adesso ho finito il film, poi lo divento, non lo so, però fino a che lo faccio il mio interesse deve essere altro da quello che vedo. Non ho voluto studiare cinema, in realtà anche l'idea di fare questo documentario, che poi in fondo è il primo lavoro, è l'ultimo che adesso ho finito, e nel frattempo poi ho fatto altri lavori, altri film, e questo in qualche modo, infatti, cioè questo lavoro copre veramente uno spazio di tempo molto grande. Però è stato molto casuale, nel senso che è stato grazie all'interessamento di due professori che erano Luca Mosso a Brera e per la fortuna di avere anche Fra Martino tra i docenti, quello che in qualche modo, come dire, ci hanno visto la possibilità di riportare questa ricerca che facevamo con Matteo Gatti e Matteo Signorelli, di riportarla in un oggetto cinematografico, in un'opera cinematografica, ecco. E quindi poi lì è nato la prima parte, che è la scrittura, e poi fare un film vero e proprio, che è un lavoro, ecco. Lì poi diventa, lì ti differenzi veramente rispetto magari a una ricerca più aperta, che può essere quella che, non so, chi frequenta un'accademia può trovare varie forme, che può essere la pubblicazione, l'installazione, quello che vuoi. Poi invece quando fai un'opera cinematografica, per quanto puoi spaziare, però i termini sono quelli, ecco. Cioè solamente il termine della durata e dello schermo, cioè bastano, ecco. La formazione è sempre una formazione mentale, cioè tu, quello che te ti interessa, quello che, su cui tu rifletti, quello che può essere ossessionato, cioè è veramente troppo eterogenea. Poi certo, tu devi trovi la pittura, ma poi secondo me dipende dalla persona. Per me era una forma di meditazione, ma anche di passare del tempo con se stessi, di prendersi cura di se stessi, non so, uno poi. Però anche adesso che ho fatto un film, uno sì, certo sono un regista perché ho fatto un film, non è che posso dire di non esserlo, però anche, come dire, non ho studiato niente per esso, ho avuto l'occasione di lavorare con un direttore della fotografia, ecco, cioè io gli spiegavo le cose in maniera molto intuitiva, poi lui mi diceva metto questa lente, metto quell'altra, io guardavo e dicevo forse è meglio quella, ecco. Forse non sono il più grande esempio di regista al mondo, non lo so, ecco. Poi magari vado avanti, mi specializzerò, non lo so, ecco. Poi comunque prima di fare questo ho fatto altri lavori da filmmaker, che anche lì hai quello che è denominato filmmaker, che hai dei metodi diversi, lì puoi fare il film col telefonino, prendendo una cosa da YouTube, mettendoci la tua voce sopra, nel senso per le forme sono molte, ecco. E anche in diorama, infatti, ci sono
un po' c'è questa eterogeneità dei materiali, un film girato con 30 camere diverse, una parte con la troupe, l'altra parte da solo, nel senso, poi ti devi veramente arrangiare, ecco. Almeno io ho fatto così, poi magari sono persone che invece hanno bisogno di un metodo chiaro e dici inizio così e finisco così, secondo me dipende proprio dalla persona. Per me già questo è stato spingermi, come dire, in un raggio più ampio, ecco, quindi perché vengo da lavori che magari vediamo in 10 persone, quindi non mi sono mai... No, cioè, facendo questo film, ho fatto anzi il ragionamento contrario a quello che tu dici, cioè ho cercato di ampliare il numero delle persone che possono vedere, ecco, non so. Adesso ho fatto quest'anno, durante la lavorazione di questo, ho fatto un film che si chiama L'estinzione rende liberi, che anzi uno deve sperare che la gente non lo veda, per, non so, per non prendersi delle botte, ecco, perché sono magari dei contenuti che possono essere più, come dire, no, provocare delle reazioni, che possono anche essere... giustificabile, ecco. Però, quindi no, cioè quando ho fatto sto film l'ho fatto, infatti ha avuto anche, come dire, un iterim più istituzionale, partito da Filmmaker, che è un'istituzione di Milano, è passato al Solinas, quindi delle cose che sono anche più così, sì, istituzionali. Il primo, che poi ho continuato, si chiama Mal d'Archivio, che ho presentato a Pesaro per 2 anni, ed è, non lo so, non saprei, forse è troppo legato a me, alla mia figura, alla mia vita, no, la mia figura no, perché non esiste, però alla mia vita, al mio... No, non saprei, invece no, questo qua, L'estinzione rende liberi, è un film di fantascienza autarchico, perché abbiamo prodotto senza soldi, ce l'avessero dati non sarebbe stato autarchico. Ed è un film di fantascienza che è costruito come un, spero di pronunciarlo bene, un fanflé, cioè quindi molto violento, con quell'efficacia violenta e cinica che hanno sempre avuto i fanflé, che in fondo, come dire, non ci vanno leggeri, non fanno sottigliezze. Infatti è un film che non ha sottigliezze ed è sul tema della fine della storia, che in qualche modo un tema che da Hegel ad Agamben, tanti filosofi in qualche modo hanno affrontato, e questo affrontato in maniera molto provocatoria e rilanciando al massimo, non so come dire. C'è l'intenzione di mandarlo ad altri festival fuori dall'Italia, ma anche per quanto possa avere una distribuzione, sarà sempre una distribuzione piccola, dove magari si crea l'evento che la proiezione dura un giorno, magari in un cinema, che ne so, che può essere a Roma, Milano, magari in qualche città estera, ma sicuramente è difficile che possa avere una distribuzione, come dire, cioè cinematografica ortodossa, nel senso, una settimana in cinema, no, vabbè, ma poi comunque uno questo, cioè, lo sa. Ma non se ne dispiacesse sarebbe anche da stolidi, no? Perché poi uno magari invece, cioè, volendo, secondo me non è così difficile magari poter scrivere un, non so, dipende un po' la persona, l'ambizione che ha, ecco, se tu vuoi fare una cosa ti prendi anche le tue misure, non sai dove va a finire più o meno, cioè già per me essere a Torino è, per come era iniziato il lavoro, era già, come dire, una spanna in più di quello che all'inizio immaginavamo, all'inizio della lavorazione. Alla fine invece già, perché poi è stato preso dal festival prima ancora che il film fosse finito, però già per l'interessamento che vedi delle persone intorno a te inizi già un pochino magari ad alzare il tiro, ma questo può succedere anche durante il lavoro, ecco.